Ciao amici e benvenuti nella mia cucina con le ricette segrete di Tami. Oggi noi andremo a preparare una buonissima ricetta con gli agretti, chiamati anche barbe di frate. Sono questi, li conoscete? Questo è il periodo che riusciamo a trovare questi agretti. Ieri sono andata a fare la spesa al supermercato e c'era una signora che li vendeva, la signora Maria di Oria. E la ringrazio perché sono davvero freschi e buonissimi. Quindi vediamo tutto l'occorrente per preparare questi buonissimi agretti con la pasta condita al punto giusto. Per prima cosa andiamo a pulire gli agretti e li andremo a sbollentare con un po' d'acqua per circa 10-15 minuti con un pizzico di sale. Adesso andiamo a pulire le nostre mazzancolle. Togliamo la testa. Una volta che abbiamo pulito e sgusciato le nostre mazzancolle, dobbiamo metterle ad aromatizzare con il succo di limone, un po' di scorza, e olio, il pepe e lo zenzero e un pizzico di sale. Quindi prendiamo il nostro limone, l'importante è che se dobbiamo utilizzare la buccia, l'importante è che sia un limone biologico, e andiamo a grattugiare un po' di scorza. Andiamo a spremere un po' di succo di limone. Ci vado ad aggiungere un paio di cucchiai colmi di olio. Andiamo ad aggiungere due cucchiaini di zenzero in polvere. Una spolverizzata di pepe. E un pizzico di sale. Andiamo a girarli per bene. E a questo punto li andremo a coprire e lasciamo riposare per circa 30 minuti. Andremo a macerare nel pinzimonio che abbiamo preparato. Adesso in un tegame inseriamo 150 ml di olio e uno spicchio d'aglio. Aggiungiamo gli agretti. E lasciamo soffriggere per circa 5 minuti. A questo punto inseriamo le mazzancolle con tutto il succo del condimento e facciamo rosolare per circa 15 minuti. A questo punto inseriamo i pomodorini tagliati in due parti e aggiungiamo il sale e il pepe quanto basta. Facciamo cuocere e ritirare un po' il sughetto e a questo punto aggiungiamo lo zafferano. Intanto cuociamo la pasta. Una volta cotta al dente, inseriamo nel tegame e facciamo insaporire, spadelliamo per circa 10 minuti.
me to love me, and so how am I ever to know you always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. A million times I ask you, and then I ask you over.